Da questa mattina il mare Adriatico, oltre che di pesci, ritorna ad essere ripopolato di motopescherecci. Finito il fermo pesca, che non convince per come è strutturato gli operatori di categoria, come la Coldiretti Impresa Pesca, che denuncia da tempo l'inadeguatezza di un sistema inaugurato 30 anni fa e che non tiene conto del fatto che in questo periodo solo alcune specie sono nel periodo riproduttivo. Ieri sera, a mezzanotte, nel tratto di Adriatico compreso tra Pesaro e Bari, gli oltre 4.000 natanti hanno acceso i motori per prendere il mare e calare le reti per la prima volta dopo 42 giorni consecutivi. Nelle Marche sono 220 natanti con 2.500 addetti ai lavori, di cui 20 motopesca a Fano. E da loro e ai loro equipaggi che, prima di salpare, il sindaco Massimo Seri ha voluto portare, come l'anno passato, il suo saluto personale ed istituzionale sulla banchina del porto fanese. Sì, oggi ho voluto essere qua simbolicamente perché la pesca rappresenta un comparto importante per la nostra città, il porto, che è un altro luogo importante della città. Voleva essere un momento augurale per le imbarcazioni, gli equipaggi che oggi riprendono l'attività, facendo gli auguri che possa essere un'attività che possa portare frutti importanti, perché non dimentichiamo che è lavoro per tante famiglie. È stata anche un'occasione per raccogliere alcune problematiche come quella delle risorse del fermo pesca dello scorso anno, di cui mi sono fatto carico di rappresentarli con i nostri rappresentanti al Parlamento, e nello stesso tempo li ho informati del lavoro che stiamo facendo per la seconda parte del dragaggio, che abbiamo siglato e firmato il protocollo integrativo per la Cassa di Colmato. Il Comune di Fano ha messo a disposizione le risorse per la quota che le spettava e quindi siamo diventati sotto questo aspetto operativo, e adesso stiamo trattando con l'autorità portuale per le operazioni di dragaggio, che non saranno immediate ma che saranno previste a breve.